e da sé. Fu verso i 40 anni che mi trovo. Come succede a moltissimi migranti, sbarcato dalla nave, fu un poco intimorito e un poco affascinato dal nuovo continente. Vi trovò, come normale, del bello e del brutto, e alcune cose a cui si appassionò. Col passare degli anni si naturalizzò. La lingua la imparò abbastanza bene, ma non perfettamente. Si capiva che era straniero. Adottò alcune usanze, fece alcune amicizie e conoscenze. Era contento, complessivamente, della sua migrazione, conservando però qualche struggente, dolce nostalgia del paese di origine. Ma qual era il paese di origine? Lui non sapeva dire il nome. Era un posto sognato a lungo dentro la sua testa, un posto dove era sempre vissuto da solo, inventandosi le cose che con un tocco magico in sua presenza rendevano esistenza. Fu verso i 40 anni che migrò, attratto da bagliori all'orizzonte seducenti abbastanza finalmente da indurlo a sporgersi fuori di sé. Migrò per raggiungere il posto dove dicono fosse nato, ma dove ancora oggi, pur contento del viaggio compiuto, non si sente del tutto integrato.